Ecco Peppu, nel senso ti ha nominato. Lo sapevo, grande Zoom. Benvenuto su Palco Libero. Tu sicuramente hai nella tua vita personale, anche professionale, aneddoti da raccontarci. Eh sì, ne buttiamo due, tre messi lì. Inizia. Primo aneddoto, ecco, mi ricollego a Speaker Censu. Voglio raccontare appunto della primissima volta che lo vidi ad un concerto. Era a bancarotta a Pozzuoli, e io andai lì come super fan proprio. Era all'inizio che avevo appena fatto forse il mio primo EP, Clap Clap EP, e c'avevo questo dischetto tra le mani. E la mia idea era appunto proprio quella di consegnare questo dischetto a Speaker Censu, che è sempre stato il mio idolo e tuttora è uno dei miei idoli. Io poi imbarazzatissimo, perché proprio non fa per me questa cosa di andare a chiedere le foto, le cose, no? E allora stava lì, lo vedevo lì dietro al palco, e sai quando tu fai vado o non vado, che faccio? Cioè, ci provo, non ci provo, lo saluto da lontano, e se vado vicino come mi presento? Ciao, piacere Peppe, ciao. Se non che lui vede che da lontano io lo stavo guardando, e sempre col suo, sai, con quell'occhietto suo, è la cosa sua così, mi guarda da lontano e lui mi fa: vieni, vieni, vieni a babbo, vieni a du babbo. Mi ricordo questa cosa assurda. Vado vicino e gli dico: ti posso abbracciare? Wow, bellissimo. E lui: ma come? Boom. Infatti, prima la grande abbraccio, mi ricordo questa cosa, poi mi diede un pacchetto di fazzoletti. Ti asciugati, perché stavamo sudatissimi, e quindi mi diede questo pacchetto di fazzoletti che c'ho ancora conservato, tra l'altro. Che bello, una bella riconoscenza, no? Da parte tua. Io lui subito: vieni a babbo, vieni, vieni a babbo. E Bellissimo. poi è andata avanti questa storia del padre e figlio, per un bel po' di tempo, fino a quando poi non abbiamo prodotto insieme l'album Nuvole Nuove, cioè il mio disco con tutte le sue produzioni. E quindi anche questo onore, lavorare insieme con una persona e personalità così forte, bello, tutto molto bello. Veramente complimenti per la tua Bello. carriera. Mi hai raccontato prima, magari se mi permetti lo posso dire, diceva sì, quando potevamo accordarci per fare questa chiacchierata e tu mi hai detto in determinati orari perché ho mia sorella che improvvisamente in casa urla. Un modo di comunicare, diciamo, particolare. Io mo lo dico per i più che ci ascoltano. Io ho una sorella disabile con una disabilità grave, e quindi diciamo il suo modo di esprimersi è appunto quello di urlare, di far sentire la sua voce, anche perché diciamo adesso che si sta facendo un po' più grande, non vuole diciamo sentirsi sola nella stanza, quindi quando si accorge che è da sola comincia a urlare, vuole sempre il contatto, perché diciamo ha un po' di vista calante, quindi giustamente sono quelle cose, diciamo, forti, però magari ad una persona normale non permettono poi di fare le cose normali, però ti fanno capire poi quanto è importante quella normalità che noi spesso di solito la mettiamo in secondo piano. Quanto la ritroviamo, tua sorella, nella tua musica? Mia sorella è un bel po' presente nella mia musica, basti pensare che ci sono alcune canzoni d'amore che ho scritto all'inizio, 2013 più o meno, sì, e scrissi questo pezzo, si chiama Non mo può lassà. La mia strofa d'amore era tutta scritta per lei, per mia sorella, e all'epoca non ero nemmeno fidanzato. E io, non sapendo appunto chi parlare, io mi misi mia sorella a fianco con la sua sedia a rotelle e scrissi guardando a lei. E quindi scrissi: ed è quando tutto cade che ho bisogno di te, ma basta solo uno sorriso, poi mi fa avere tutte quelle che sta vita, ogni cazzo è sfumatura, mezzo abbracciato e torna a essere creatura. E quindi questa cosa qui era molto profonda, c'è lei in molte canzoni. Lei si placa solo con la musica, si rilassa con la musica. Ovviamente le canzoncine a cui lei è abituata a sentire, quindi magari a volte spesso anche Zecchino d'Oro, queste cose qua, sai, con la voce dei bambini che fanno stare comunque, non so come, ma in effetti è vero, ti rilassano in un modo incredibile. Però nel frattempo ci sono determinate canzoni che quando mia sorella le ascolta comincia a ridere, cioè l'urlo diventa una risata, non so se isterica o meno, però diventa una risata proprio gioiosa e ti fa ridere anche a te. Per esempio, ci Bello. sono alcune canzoni di De André che quando lei le sente ride, tipo La città vecchia, nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, e lei comincia a ridere quando sente questa canzone, è un fatto incredibile. E la cosa particolare è capitata che lei comincia a ridere anche ascoltando alcune mie canzoni, e faceva tipo con lo sguardo così, come tipo, sai, quando sente la mia voce nello stereo è come se mi cerca, diceva: ma lo sta, io lo sento.
perché poi lei è una voce che lei è abituata a sentire, ormai adesso lei riconosce chi le dà a parlare, cerca in giro e poi comincia a ridere, e questa cosa è bellissima, infatti è qua capisci proprio, diciamo, l'amore puro, puro, senza dire a. Che cosa bella. Questo è l'amore puro, è quello che poi, ecco, mi fa, mi trasmette la gioia, la positività. A volte mi dicono, ma tu come fai a ridere sempre, a stare sempre allegro, sereno? Io pure c'ho mille cazzi per la testa, eh. Chiaro. Bastano 2 secondi di stare là vicino a lei, mi sento fortunato, capito? Cioè mi può passare tutto, mi può cadere tutto addosso, ma io mi sento super fortunato. Ed è proprio questo. Quello è il senso, il famoso senso, che poi il famoso senso della vita, che poi non troveremo mai, però uno lo va a cercare nelle piccole cose. Le piccole cose che sono le più grandi, come appunto l'abbraccio con Cenzu, no? Questo ti farà fare tanta strada, secondo me, ti farà fare una carriera pazzesca, perché diciamo una cosa probabilmente retorica, ma si è prima esseri umani e poi artisti. Il brano Where is the Rapstar parla proprio di questo, parla proprio di dire che oltre la celebrità, dietro il grande artista, c'è sempre l'essere umano. Può far sì che questa intervista può anche invogliare ragazzi che magari stanno a casa, non sono bullizzati, magari attraverso la musica possono risolvere. La musica fa la differenza. Per esempio, io nel mio quartiere, e questo è il terzo aneddoto che ti racconto, nel mio quartiere, quando ero un po' più piccolo, ma già c'avevo sta capata hip hop, avevo all'epoca, mo purtroppo alla soglia dei 30 mi stanno salutando, però all'epoca c'avevo i capelli lunghi. Quindi immagina uno d'Archiatello con i capelli lunghi, con gli occhiali. Per chi non lo conosce, all'epoca, negli anni 2000, si diffondeva un pezzo che faceva il super cafone, eccolo qua, io ho il suo nome, non lo scorda. E c'erano sti ragazzi, tra l'altro in particolare uno, che si chiama Luca, e che adesso saluto perché ormai siamo diventati grandi amici. Questo Luca, io ogni volta che passavo per il Corso Italia, a Secondigliano, che è il mio quartiere, ogni volta appena mi vedeva da lontano, ai suoi amici faceva: oh, aiuto, sta passando piotto, piove, piove, e mi sfotteva, no? La vita cosa ha voluto? L'anno scorso mi sono proprio trovato a fare l'apertura a Pompei, al Pompei Lab, ad un concerto di Piotta. E ci trovavamo nel backstage insieme. Allora lì collegai, anche perché siamo stati più tempo insieme, da soli, ci siamo scambiati idee, canzoni, oh, ma senti di questo, ma questo l'hai sentito, questo così, questo quelli, sai, quelle cose genuine. E infatti mi hanno fatto capire anche la bella persona che è Tommaso Piotta. E praticamente è una cosa, ecco, che io non faccio mai, però gli dissi, in quel momento, cioè, dissi: Tommà, ti prego, ce la possiamo fare una foto? Una foto a volo, non per niente, non la pubblico, non... è una cosa che serve a me. Il giorno dopo, quando sono al Corso Italia, ho incontrato di nuovo questo famoso Luca. Vado vicino e faccio: Luca, guarda qua. Ricordo quando mi sfuttivo, piotta, piotta, per far capire come le cose possono cambiare da così a così, se uno ci crede. Grazie mille, grazie Peppo, grazie per aver aperto dei ricordi genuini, perché tu sei una persona genuina. Ti chiedo, come a tutti, chiedo di nominarmi un artista che vorresti vedere dopo di te per un aneddoto. Ok, allora io nomino Valerio Iuvine, che secondo me, vabbè, a me me ne ha raccontati un botto di aneddoti, perché poi ci siamo trovati nei concerti, nei fatti, ma Valerio è un pozzo di aneddoti, belli e brutti, ma soprattutto belli. Quindi Valerio Va Iuvine, sì. Speriamo benissimo, grazie e spero di riabbracciarti presto. presto, speriamo presto. Grazie a te, Gabriele, e grazie a tutti. Ti voglio bene. Ciao Peppo, grazie.